Buona giornata, benvenuti all'appuntamento con le Daily Tech News di Mr. Gadget. Oggi prima notizia riguarda Google Maps, perché finalmente ci sarà la possibilità di navigare offline. Sarà possibile scegliere un'area della nostra mappa, scaricarla sul telefono e avviare la navigazione anche in assenza di collegamento internet. Due società di ricerca e di sicurezza informatica ci dicono che iOS in realtà è più vulnerabile di Android. Questa ricerca infatti è andata a prendere in considerazione alcune delle app che sono considerate vulnerabili. Il 40% di queste ha delle vulnerabilità gravi su iOS, il 36% ha delle vulnerabilità gravi su Android, però non sappiamo i numeri assoluti, cioè quante sono le app vulnerabili su iOS e quante su Android. Però insomma bisogna fare molta attenzione all'applicazione che si usa. E a proposito di questo, vi dico che InstaAgent, che è una delle applicazioni di terze parti più diffuse per l'utilizzo di Instagram, è stata rimossa dal Google Store e dall'App Store proprio perché frodava i dati dei clienti facendo collezione di username e password. Non c'è mai tranquillità nella vita. Volete sapere una cosa curiosa? Secondo Joe Bonn, gli indiani sono il popolo che dorme meno. Con il monitoraggio realizzato grazie a coloro che indossano le smart band e fanno il monitoraggio del sonno, abbiamo scoperto che gli indiani sono il popolo che dorme in assoluto di meno, molto di meno rispetto agli occidentali. Ultima notizia che vi do è quella di Firefox OS 2.5. Ieri è uscita la developer preview, ma sul vostro telefono di Android potete trovare l'anticipazione del nuovo sistema operativo Firefox di Mozilla come un'applicazione di Android, quindi potrete verificare come funziona il telefono, che tipo di interfaccia avete, direttamente semplicemente installando l'applicazione. Non c'è bisogno di niente, solo di accendere la radio invece per trovare Mr. Gadget puntuale alle 14.30 su Radio Number One. Vi aspetto, ciao, buona giornata.